Un caro saluto da Raffaele Laricchia, bentornati all'appuntamento col meteo. Subito la parola a queste stupende immagini satellitari che ci mostrano una spirale nuvolosa che avvolge il Mediterraneo, buona parte dell'Europa centro-meridionale. Si tratta della vasta depressione alimentata dall'aria fredda polare che scivola nel Mediterraneo e dà vita a questo ammasso nuvoloso che porta maltempo in queste ore principalmente al nord sull'alto Adriatico. Una momentanea pausa al sud per l'arrivo di aria un po' più secca però non durerà a lungo. Difatti in settimana arriveranno altre piogge, altre perturbazioni sempre alimentate da questo flusso freddo intrappolato nel Mediterraneo. Per quanto riguarda questo martedì, ancora delle piogge che interesseranno le Marche, l'Emilia-Romagna, il nord-ovest, specie sulle Alpi, settori pedemontani, la quota neve in collina, piogge sparse sul Lazio e Campania, anche in Sardegna e Sicilia, possibilità di nubi, piogge, qualche acquazzone, soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia, una pausa dei fenomeni, avremo cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più in Calabria, Abruzzo, Marche meridionali, Umbria, Toscana, ma non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi. Le temperature stazionarie o in leggerissimo aumento, i valori massimi fino a 8 gradi in Val Padana, fino a 12-13 gradi tra il centro e il sud. Il vento generalmente nord-orientale di debole, a tratti moderata entità, mari mossi, a tratti molto mossi. Con questo concluso, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento.